Bentornati su Rete 8, anche oggi vi portiamo in Valle d'Aosta insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino, che oggi ci prepara che cosa? Jennifer, allora, la paella nera sarebbe paella una pappa nera che ha sfamato, diciamo, l'intero popolo della Valle d'Aosta e anche del Trentino, di quelle zone là. Diciamo, è tipo una polentina, anche con del pane raffermo, tostato con del burro e della fontina, che non può mancare. Ma questa è una ricetta molto tipica della Valle d'Aosta, giusto? Sì, abbiamo detto che queste ricette sono davvero, in questa regione abbiamo davvero le ricette che rimangono senza molto essere contaminate, ancora sempre loro ci tengono a questa, è giusto che sia così, perché abbiamo detto che ogni regione deve avere un'identità, anche nella cucina. È vero, assolutamente, poi secondo me non c'è niente che riesca a rappresentare bene una regione come la cucina, come la gastronomia locale, veramente è incredibile, vero, il potere della cucina di rappresentare anche le persone stesse che vivono in un posto attraverso poi i gusti, perché poi effettivamente se si fa questo percorso, come abbiamo anche fatto noi qui in trasmissione, nelle regioni italiane si scoprono quelle piccole differenze che ci fanno capire veramente quanto sia vario il mondo della cucina e quanto sia bello scoprirlo, perché poi nasconde tanti segreti, tante cose che veramente sono molto anche a noi ristoratori belle. Devo dire che dobbiamo tenere un po' i piedi per terra. Chi viene in Abruzzo, dobbiamo pensare anche al turista gastronomico che viene in Abruzzo, cioè in carta, una chitarrina, un piatto tipico, anche nel ristorante un po', noi li dobbiamo poter fare. Ma anche l'importanza dei presidi slow food, insomma, che rappresentano perfettamente la nostra regione, ce ne sono tantissimi, ed è giusto comunque averli, come dici tu, in carta, almeno in un paio di piatti, in modo tale che un piatto viene tipico, da fuori, chi viene da fuori sa che quello è il piatto nostro, in Abruzzo rappresenta. Anche se devo dire una cosa, un po' scontata, però devo dire che chi arriva in Abruzzo, se vuole mangiare gli arrosticini, ogni angolo trova il modo per poterlo fare, sì, e quelli ci rappresentano perfettamente. Diciamo che è vero, siamo infilzati. Io sono innamorato degli arrosticini. Siamo infilzati dire. Là uno stecchino. È vero. E allora andiamo con la nostra paella nera. Iniziamo praticamente, mettiamo del burro. Quindi abbiamo bisogno, scusa chef, pochissimi ingredienti, del pane. Allora, del pane abbiamo fatto del pane di grano saraceno, della fontina, del burro, farina di grano saraceno, acqua e latte e sale. E sale, perfetto. Allora, iniziamo nel tostare questo pane. Anche qua ti meraviglierai di quanto può essere facile, banale, diciamo banale, è brutto dire banale perché sembra che magari viene disprezzato. Però è così, sono ricettine, diciamo, dipende povero, da come si utilizza questo termine, chef. Fondamentalmente in questo caso banale equivale un po' a semplice. Quindi al semplice, piatto di facile realizzazione. Possiamo provare. Come facciamo noi, di tanto gusto. E mettiamo il nostro pane. Quindi che dobbiamo andremo fare? A tostare sto pane intanto. Con il burro. Col burro. Questo verrà veramente croccante. Abbiamo detto che nelle nostre ricette della Val d'Aosta non vediamo un minimo di goccia di olio da nessuna parte, vedi? Davvero, guarda, tutto incredibile. Tutto è fatto col burro. Mi sembra così strano un ottimo burro, certo. Profumatissimo, la cucina si sente che è un tocco un po' diverso da quella nostra, anche se i piatti a volte sembrano quasi quelli nostri, però abbiamo il profumo, il sapore, certo, che praticamente questo ingrediente ci trasmette. Comunque, devo dire che a me il burro piace, a me piace tanto e mi piace ovviamente cambiare, quindi ogni tanto magari anche solo per variare, per provare nuovi gusti. Poi io lo dico sempre, per apprezzare e apprezzare al meglio quello che sia, ogni tanto bisogna allontanarsi e poi apprezziamo quello che abbiamo ancora di più, perché magari poi siamo abituati alle cose fatte bene, buoni sapori, vediamo un po' per tipici della nostra terra, esatto, iniziamo a dargli un po' per scontato.
E invece, magari allontanandoci un po', poi riusciamo ad apprezzare meglio entrambe le cose, sia i sapori diversi che quelli di casa nostra. Eccoci. Allora, l'andremo a mettere, adagiare praticamente al fondo di questo, di questa coppetta che abbiamo già preparato per la nostra pappa nera, diciamo, pela nera. Nera perché comunque è fatta con il grano saraceno. Nera perché è fatto il grano saraceno, sia il pane scuro. Che è scuro. Si può fare in altra versione, praticamente si può fare anche con la farina di mais e con del pane chiaro. Praticamente viene una versione un po' più... La pela bianca. Chiara, sì. La pela bianca. Ecco qua. Allora, abbiamo messo il nostro pane. Adesso andremo a fare la nostra pappa che non sarebbe altro che una polentina. Fatta un po'. Senti che profumo, sì, con il pane. Io adoro. Burro. Io adoro il burro, a me piace tantissimo. Buono. Sì. Allora. Poi, bella croccantezza anche. A questo punto, operazione successiva. Successiva. Andiamo a fare la nostra polentina. Andremo a mettere praticamente l'acqua. Sì. Il latte. Sì. Facciamo la nostra polenta. La nostra polentina. Semplicissimo, mettiamo un po' di sale. E cominciamo a pioggia. La nostra tempi di farina. Cottura di questa polentina, tempo di cottura un quarto d'ora. Ah, quindi insomma, quindi questo praticamente è un piatto veramente, ci sono due ingredienti, anzi tre: il grano saraceno, quindi il pane non lo considero perché comunque rientra nel grano saraceno, nella farina, sì. Poi, è sempre la stessa, la fontina e il burro e la fontina. Stop, cioè quello che abbiamo detto, quindi prima, veramente che stavo due cibi primari, due prodotti primari che sono il latte, perché dal latte poi deriva sia la fontina che il burro e il grano e saraceno. E il cereale che è il grano, quindi saraceno. Quindi veramente proprio due prodotti che poi sono strettamente connessi e collegati a questa terra, quindi legati anche un po', diciamo, all'allevamento, quindi a una cucina tipica di montagna. Non sapevo che col grano saraceno si potesse realizzare la polenta. Una polentina, quindi, sì. Cioè, sì. Non è una farina particolare, è semplice grano saraceno. Una farina, si può fare pure la polenta taragna, che è praticamente ci viene anche il grano saraceno. Ma dai, non lo sapevo. E dopo 15 minuti la nostra polentina di grano saraceno è cotta a puntino. La pappa nera è la pronta, nera. Andremo a mettere nel pane che abbiamo precedentemente tostato con del burro, andremo a mettere dei dadini di formaggio fontina. Quindi mischiamo pane sotto, tostato, sì, e fontina. Fontina. Ok. E poi sopra, praticamente bella calda. Noi solitamente mettiamo sopra queste cose, invece loro sotto. Perché praticamente... Sì, adesso il formaggio andrà a fondere. Ma ha un odore così particolare il grano saraceno. Ecco qua la nostra pappa nera. Come dicevo, ha sfamato interi popoli di quelle zone, con questo è l'unico... Si capisce perché è molto anche economico, capito? Molto frugale. Economico, bello, ti riempie, esatto. Abbiamo poi il pane, la farina, energetico. Abbiamo questo suo formaggio, diciamo, bello gustoso. Beh, quindi si capisce da questo perché riusciva a sfamare intere popolazioni. Piatto veramente semplice, economico e anche ricco di gusto, secondo me. È buonissimo, guarda. Ah, io mi fido. Certo, come dicevamo prima, questi sono piatti non adatti alla nostra stagione, perché vedendoli in questo periodo di caldo, magari non ci piacciono. Però ci dirla con le tue parole, adesso arriva l'estate. Quante zucchine abbiamo? Sì. Andremo a fare piatti sicuramente a base di zucchine, altri piatti. 4-5 cose. Dobbiamo si pensare che in montagna, anche nei periodi magari di più caldo, abbiamo sempre quella la sera, quella frescura che ci dà la possibilità di mangiare questo piatto. Ma poi fatene tesoro, perché adesso comunque di piatti estivi ne faremo tantissimi. Ovviamente ci sono tante cose veramente tipicamente, cioè tante cose, non ci sono tante cose effettivamente tipicamente estive. Abbiamo zucchine, pomodori, melanzane. Ma ce l'abbiamo.
ce l'abbiamo, poi vediamo che i piatti estivi sono gustosi, semplici, sì, e allo stesso tempo anche leggeri. Bene chef, grazie allora, grazie per questo piatto e come sempre grazie a voi per essere stati insieme a noi, ci vediamo domani. Ciao. Quando non sapete cosa preparare a pranzo, pensate che in questo momento ci sono gli asparagi, ricchissimi di vitamina A, C, E, K, ricchissimi di luteina, zeaxantina, che fanno benissimo agli occhi, in più anche di ferro e l'acido folico. Queste sono solo alcune proprietà di cui è ricco alimento come asparago.